sono qui con voi. 45 anni di canzoni, girando il mondo, quante emozioni. Amici miei, che nostalgia, ricordo sempre Trieste mia. Miniera mamma, fiorin fiorello, le serenate, era tanto bello. Amici miei, nella mia mente ritorna sempre quell'emigrante. Lui mi chiedeva quasi ogni sera che gli cantassi. Terra straniera quanta malinconia. Ricordo quando ero bambino, io cantavo per un panino, per le strade di periferia, nei paesi in una trattoria. E la mia gioventù l'ho passata in mezzo a voi, come un canarino in gabbia che cantava con tanta rabbia. Amici miei, amici miei, ringrazio tutti, sono qui con voi. Tante primavere, abbiamo vissuto una grande guerra, abbiamo tremato per la nostra terra. Amici miei, questa canzone è dedicata a voi, ricorda i tempi della gioventù, quando cantavo. Parlami d'amore, Mario. Amici miei, buonasera, siamo alla settima puntata, benvenuti al nuovo Linus di Capezzano Pianore, Una vita cantando, canale 39, trasmettiamo dal vivo, sono esattamente le ore 21 e 6 minuti, un pochino di ritardo ma cercheremo di rifarci. Cominciamo subito, eccovi la nostra Patrizia. Grazie Luciano, buonasera a tutti. Patrizia. Dobbiamo cominciare. Vi ricordo subito che abbiamo tantissimi premi per voi che ci telefonate da casa e per coloro che sono venuti qui a vederci al Linus. E vi dico subito quali saranno i nostri sponsor. Il mercato del mobile di Vico Pisano, la piccola Parigi, Livorno Montecatini, che al termine dello spettacolo presenterà una eccezionale promozione di gioielli, l'azienda agricola Le Torri Barberino Valdelsa, Luigi Cosignani, confezioni, calzature, via Mazzini a Viareggio. Il ristorante Lo Squalo Charlie di Lido di Camaiore. Il Punto d'Oro, orificeria via Marco Polo a Viareggio. Sauro Evangelisti, esclusivista della pasta de Cecco per Pisa, Lucca e Massa. E il Bambi Peluche di Aventa di Carrara. Bene. Dunque, grazie a questi sponsor noi riusciamo a fare questi spettacoli. Sante Palumbo. Buonasera, un affettuoso saluto. Grazie. Al tabellone, alla parte commerciale, Sabrina. Buonasera a tutti e ben ritrovati ancora qui insieme a noi. La quale vi sta leggendo in questo momento il cartellone, le canzoni di questa certo, sera. Leggiamo le canzoni. Scrivimi, La strada nel bosco, Monastero e Santa Chiara, Un giorno ti dirò, L'altro, Serenata Celeste, Addormentarmi così, Mai e poi mai, Chitarra vagabonda, Prima di dormir bambina, Credimi, Balocchi e profumi. Ecco, queste sono le canzoni di questa sera. Naturalmente, come dico sempre, se volete una canzone, scrivetemi, io sarò felice di potervi accontentare, anche se non la conosco la canzone, la imparerò e prima di terminare la mia serie di trasmissioni cercherò di accontentarvi. Grazie e veniamo alla nostra graditissima ospite che è Lorella, eccola lì. Maestro Sante Palumbo. Hai dato un bel compito, eh? Ecco, un'intervistina così.
non è proprio il mio mestiere, a me, io preferisco suonare. Allora Lorella, cosa hai fatto questa settimana? Hai studiato? Abbastanza. Che dice il maestro Maraviglia? È contento. Ah, benissimo, lo salutiamo tutti, eh? In coro, un saluto al maestro Maraviglia, che aspettiamo qua come ospite una sera. Faremo sei mani, facciamo un pianissimo a sei mani. Allora, cosa hai preparato? Oh, pensa, no, volevo dirti che il maestro Maraviglia ha fatto studiare un pezzo che l'ha imparato a memoria in 15 giorni. Ah, non sarà mica il brano di questa sera? Sì. Ah, sì? Sì, ho preparato una tarantella. Benissimo, allora, una cosa spigliatina. Lorella in una tarantella. Con un pianoforte della ditta Pietro Napoli di Livorno. Grazie Lorella, intanto tu preludi, mentre noi parliamo, tu fai un sottofondo. D'accordo, dimenticavo una cosa molto importante, ed è una dimenticanza che l'abbiamo già fatta la settimana scorsa, è vero? Flor Expo, dobbiamo ringraziare questa meravigliosa ditta la quale ci rende questo locale un giardino. Vi ringraziamo e ci scusiamo per la volta scorsa perché ci siamo dimenticati, non è stata colpa nostra. Comunque grazie veramente di cuore ad Export che ci fornisce dei fiori meravigliosi. Un'altra cosa, aspettiamo la telefonata. È già in linea. C'è Gino Malegni che dà un regalo, una bella bambola, ecco la bambolona, se è una bambina, e invece se è un maschietto. Pronto? Pronto? Pronto, ecco c'è già la telefonata. Pronto? Sono Claudio. C'è Sergio. Da dove telefoni Sergio? Claudio. Ah, Claudia. Claudio. Dunque Claudio, da dove telefoni? Da Capezzano. Ah, sei qua vicino. Sì. Allora, vuoi la bambola o il treno? Il treno, meno male. Sono con te perché lì che sei un bel maschione. Senti, Claudio, fai come fa fatto quella bambina là. Vieni qua a prenderlo, d'accordo? Comunque, sì. Se non puoi venire, vai domani a Canale 39, via dei Larici 42, così ti danno questo bellissimo regalo che te lo dona. Vengo più tardi. L'amico Gino Malegni te lo dona, d'accordo? Vuoi venire qua? Sì. Allora ti aspettiamo. Sì. Ciao Claudio, a fra poco. Sì, grazie. Dunque, veniamo alla posta. Ne abbiamo tanta, ne leggeremo un pochino di lettere. Io devo ringraziare Mariella e Claudio Rizzi che mi scrivono, mi chiedono tante canzoni, io ve le dedico tutte, d'accordo Mariella e Claudio Rizzi? Rolando Pucci, un carissimo amico che festeggia questa settimana il 25esimo anniversario di matrimonio, tanti auguri da parte mia e di tutto l'equipe di Canale 39 e il pubblico di Canale 39 di questo locale. Un applauso per questo caro amico. Poi abbiamo una cosa meravigliosa, quest'anno festeggiano il loro 50esimo, le nozze d'oro. 50 anni di matrimonio, pensate a una cosa bellissima, Teresa e Paolino. Noi vi facciamo gli auguri, vi facciamo tanti applausi, è vero signori? Che siete... Grazie. Con tanti auguroni, però io ho parlato
con la direzione di Canale 39. Canale 39 vi invita per martedì prossimo e sarete festeggiati. Non so cosa ha preparato Canale 39, ma vi vorrà fare festa, perché questa è la trasmissione per voi amici che siete a casa e voi amici che siete in sala. Dunque, Teresa e Paolino, vi raccomando, venite martedì con noi, d'accordo? Un altro, ecco, Giusti Umberto da Livorno, tante grazie per i fiori che mi hai mandato. Graziella di Viareggio chiede solo me ne vo, solo me ne vo per la città, per la canzone lì. Noi la mettiamo in programma, però non so le parole, vediamo un po' se le troviamo. Improvvisiamo. D'accordo, Santino? Allora, promesso. Amici di Versilia chiedono l'indirizzo per abbonarsi al giornale Libeccio. Mi sono informato, scrivete a Libeccio via Argentina 32, Lido di Camaiore. Dunque, Libeccio via Argentina 32, Lido di Camaiore. Poi il Libeccio viene fuori tutte, non so se tutte le settimane. Tutte le settimane viene fuori. Ogni qui è quindicinale, ecco, quindicinale. D'accordo? Adesso lascio a te la parola, perché sì, hai altre lettere. Abbiamo tantissime lettere, veramente. La prima è di una signora da Massa, Giovanna, che desidera vedere qualche foto di quando eri ragazzo. Chiede se è possibile. Ecco, io questo lo sapevo, mi ha telefonato Roberto di Canale 39, io ho portato un album. Questo è, ecco, è il più piccolo taglioli che voi potete vedere. Avevo 4 mesi, ecco, io sono nato che ero 5 kg, ero abbastanza robusto. E poi, ecco, ce ne sarebbe un'altra, se andate, beh, non importa, casomai vi farò vedere altre fotografie. Andiamo avanti. Continuiamo con una cartolina, te la scrive Elvia di Viareggio e dice: sono una tua cara ammiratrice, canti molto bene, assomigli un po' a mio zio, che anche lui canta ma non bene come te. Ti chiedo una canzone proprio per lui, Vivere. Vivere, però l'ho già cantata, vediamo un po' di fare magari delle richieste, eh? D'accordo, ti ringrazio. Qui abbiamo una bella letterina di un bambino con un bel disegno. Luciano, mi chiamo Alessandro e io e la mia famiglia siamo tuoi ammiratori. Non ci perdiamo mai una puntata del tuo programma. Ho 12 anni e ti ho scritto soprattutto perché vorrei dedicarti una delle tue canzoni. Alla mia mamma, vorrei dedicare alla mia mamma, al mio papà e anche a mio fratello, ma soprattutto a te, perché le canti molto bene, e a tutto il pubblico del Linus. Grazie Alessandro. Anzi, qui c'è una bellissima cosa. Vorrei, ecco, Alessandro ha fatto anche il disegnino della mela di Canale 39 e il biscione del Linus. Grazie Alessandro. Continuiamo. Carissimo Taioli, siamo un gruppo di amici di Livorno e ci farebbe piacere se tu puoi cantarci Faccetta Nera. Almeno Faccetta Nera della vicina, mi ricordo. Te la faremo magari qualche volta, va? Almeno ci sembrerebbe di tornare indietro con l'età, che abbiamo qualche anno in più. Dunque, la signora Rita scrive da Livorno. E siccome non mi è mai riuscito di prendere la linea, dice, ho deciso di scriverti per chiederti una canzone. Vorrei che dedicassi ai miei genitori la canzone Addormentarmi Così. Addormentarmi Così, guarda, è là in cartellone, è la 12ª. Io spero che questa sera me la chiedano. E ci sono delle canzoni che non mi hanno mai chiesto, per esempio L'altro, è una canzone bellissima. Se non me la chiede il pubblico, la farò io una sera dal vivo, senz'altro, con il maestro Sante Palumbo, perché è una canzone che dovete ascoltare. Il signor Ennio da Sarzana dice che è inutile dire che è impossibile prendere la linea. Ecco, tutti si lamentano perché non riescono a prendere la linea, e allora scrivono per mandargli tanti auguri, per farti tanti complimenti. E lo so, io ho già parlato con la direzione di Canale 39 e non so se riusciranno ad avere una seconda linea. D'altronde ho degli amici che mi scrivono e che mi telefonano, dicono che a Camaiore, pensate, una trasmissione che va fino a Siena, perché abbiamo delle lettere anche da Siena, e non riescono a vedere Canale 39 da Camaiore. Io questo la passo alla direzione del Canale 39, così ci daranno da fare, perché anche gli amici di Camaiore possono vedere la nostra trasmissione. Sono Amedea e scrivo da Pisa. Vorrei dedicare a mio marito, se possibile, Chitarra Vagabonda.
Chitarra Vagabonda, ce l'abbiamo in programma anche questa sera. Io, vedete, le canzoni che richiedete le metto sempre in programma. Speriamo che il signore o la signora che telefonerà dopo mi chieda quella canzone che lei mi sta chiedendo. Grazie. La signora Medea inoltre dice che fra poco festeggia 25 anni di matrimonio e vorrebbe venire a partecipare a Una Vita Cantando per il gioco delle coppie. D'accordo, noi l'aspettiamo. Telefoni sempre a canale 39, poi verrà sovrimpresso il numero di telefono e senz'altro noi la invitiamo per il gioco degli sposini, d'accordo? Grazie. Giampiero. E auguri per il 25esimo, Continuiamo. Giampiero scrive da Massa. Ho 30 anni e mi diletto con la chitarra, ho fatto molte canzoni e vorrei tanto che tu le potessi ascoltare. Ecco, tu mandale qua a canale 39, via dei Larici 42, con il maestro Sante Palumbo. Noi le visioneremo e speriamo di trovare qualcosa che mi possa andar bene. Ti ringrazio. Mario scrive da Petroio, in provincia di Siena. Sono un giovane di 44 anni, invalido civile. Riesco a fare dei portapenna e sarei grato che tu potessi farmi arrivare l'adesivo di Canale 39. Vorrei fare due portapenne, uno per te e uno per Canale 39. Ti ringrazio, io l'indirizzo te l'avrei già sentito, via dei Larici, 42, via Reggio. Aspetta un momento, adesso qui c'ho ancora da salutare la famiglia Lombardi, che è molto numerosa, e tutti gli amici del ristorante Bernardone, i quali mi aspettano a pranzo. State tranquilli che un giorno o l'altro vengo a trovarvi. Grazie agli amici del Bernardone. Poi c'è ancora Roberta Pezzica di Carrara, chiede delle canzoni, ti esaudirò senz'altro. Poi devo ringraziare Sandro Ruboli, che è un milanesone come me. Io sono trapiantato qua, ma sono nato a Milano. Dunque, io ti ringrazio, Ruboli, per il bellissimo libro che mi hai mandato, sono I manichini parlano. Grazie veramente di cuore, io ho finito. Dunque, stavo dicendo, Dulcis in fundus, abbiamo una lettera molto particolare. Vado subito a leggerla. E questa è una lettera che mi sta molto a cuore. Caro Taglioli, in occasione di un anniversario tanto importante per lei e per la canzone italiana, cui lei con la sua arte ha dato tanto, anzi tantissimo, le giungono le mie più fervide felicitazioni, con l'augurio di un successo destinato a continuare. Con amicizia, suo Bettino Craxi. Grazie Bettino. Io ringrazio il nostro presidente Bettino Craxi. Grazie Bettino. E prima di continuare, di presentarvi la prima canzone, un attimo e ascoltate delle cose molto interessanti. Cominciamo subito con la musica, con la canzone. Luciano ci canta a grande richiesta Piccola Butterfly. Quando tremi fior di te, dice un marinaio americano, ti vedrò tra i bandoli, mia piccola mosme, quando la mia nave andrà lontano. Non piangere più, il mio amore per te ti sarà. Sei solo tu. Ritorneranno in là.
bianca e tetti rosso mentre torniamo a fiorire tutti i crisantemi di laggiù. Tornano le navi che si videro partire, solo Butterfly non spera più. Mio fior di te, una voce dal mare gridò. Torno da te con il canto che il cuore non scordò. Discorso con l'arte, con la pittura dell'amico Bruno Tintori. Anche questa sera non poteva mancare l'artista viareggino che con la sua tavolozza, con la sua fantasia, con il suo paesaggio ci offre sempre dei quadri meravigliosi. Abbiamo un solo quadro questa sera, le dimensioni sono 50x70. Alla prima telefonata che riceveremo il quadro sarà vostro per sole 350.000 lire. Per coloro che non riuscissero ad aggiudicarselo, non riuscendo a prendere subito la linea, vi ricordo che l'esposizione permanente di Bruno Tintori si trova sul Viale Margherita a Viareggio, presso la Sala d'Arte Odeon, aperta il sabato e la domenica. La vena pittorica, l'ispirazione genuina, il linguaggio attuale, comunicativo e cordiale hanno sempre confermato la notorietà che accompagna Bruno Tintori, il pittore degli artisti. Bravo. E siamo alla seconda canzone. Ma prima abbiamo una cosa molto importante dalla regia. A dopo. Grazie, grazie. E veniamo alla seconda canzone. Prima però vorrei, e mi stavo dimenticando, a ringraziare il pubblico in sala. Grazie, grazie veramente di essere intervenuti e avete riempito questo locale. Autoapplauditevi, signore e signori. Ed è una cosa che mi rende felice, perché io proprio sognavo di far diventare l'IUNS anche un ritrovo per famiglie. Questa sera abbiamo le famiglie proprio tutte complete, dal bambino di 2-3 anni alla mamma e alla nonna che ha superato l'età giovane, non più giovane, ecco. Io vi ringrazio veramente di cuore, amici, voi che siete a casa, veniteci a trovare il martedì, perché è una serata che passiamo veramente in famiglia e poi dopo lo spettacolo ci parliamo, io sono con voi, chiedetemi gli autografi, io sono a vostra disposizione. Dunque vi aspetto tutti martedì sera all'Inus di Capezzano Pianore con canale 39 e venite in numerosi, grazie. E veniamo a noi. Continuiamo con la musica, con la seconda canzone. A ogni, diciamo che a ogni canzone è legato più o meno un ricordo. Questa canzone questa è degli anni 30, questa è di un grande maestro. Non so, lo ricordate senz'altro, l'abbiamo anche in cartellone, lui scrisse questa grande canzone che poi io la ripresi negli anni 60, Scrivimi. Però quando, sul successo di Scrivimi, fece un altro tango, questo maestro Raimondo si chiama, ed è purtroppo è un non vedente,
Io questa canzone ho tentato di riprenderla negli anni 70, sì, è andata bene, però non è arrivato a fare il successo di Scrivimi. Io ve la dedico, è molto bella perché piacerà molto a tutti coloro che amano questo genere naturalmente, e lascio alla Patrizia di presentarvi questa canzone degli anni 30. Piccola vagabonda, Luciano Taglioli. Or nel vizio s'è perduta, era questo il suo destino. A Sante Palumbo, eccomi qua. Sante Palumbo questa sera ci ha preparato qualcosa di esplosivo, però prima vogliamo sapere come al solito come è passata la settimana. Io bene, so che tu hai una settimana un po' particolare, perché non ci racconti dove che devi andare domani? No, io voglio intervistare te. Grazie a Dio sto veramente passando un momento estremamente felice, perché domani finalmente andrò a Roma, dove la televisione italiana, il canale 1, mi ha chiamato per una trasmissione televisiva, e ritornerò fra qualche giorno. Poi c'è la cresima di Lorella, e poi c'è lo spettacolo che devo fare a Venezia. Tu cosa hai fatto questa settimana? Siamo andati? Io ho una bellissima notizia, è la Sarah Vaughan, la famosa cantante negra che ha inciso la mia musica insieme a Fontana con le parole del nostro Papa Wojtyła, cioè le poesie di Papa di Wojtyła, ha accettato il contratto con Berlusconi. Però il giorno di Natale andrà in onda questo grande special. Ragazzi, il giorno di Natale andiamo in onda anche noi, non lo registreremo. Comunque il giorno di Natale, poi ci sarà una replica naturalmente, e questo è un gran regalone, veramente per Natale, notizia freschissima. Chissà i diritti d'autore dove andranno a finire? No, non parliamo di diritti d'autore, perché sì, magari nel tempo. La grande soddisfazione per me consiste nel fatto che gli americani, un Lalo Schifrin, grande direttore d'orchestra, e un altro direttore d'orchestra francese che si sono occupati degli arrangiamenti internazionali, io ho fatto quelli in Italia, mi hanno fatto i complimenti dicendomi che non hanno toccato nulla. Bellissimo. Della mia musica, hanno lasciato tutto intatto. Allora le carte erano in regola.
Senti, poi... Sara Vogel ti ha fatto questo bel regalo, ti ha inciso. Ah, esce anche il disco. Ecco, ti e lo porterai e lo regaleremo al pubblico qualcuno. Certo, d'accordo. Certo, prima di Natale. C'è anche il disco di Papa Wojtyla che potresti portare uno in italiano al nostro pubblico. Sì, sì. Però Canale 39 ti fa un gran regalo questa sera. Ah sì? Grazie a uno dei suoi sponsor. Un grande artista, nostro proprio verace, versiliano. Ecco, Tintori, il quale ti regala un suo quadro. Ma veramente? No, ecco, guarda. Bellissimo, bisogna farlo vedere. Parla, parla pure che ci sento. Tintori è artista, ma più artista di te. Girati di là, girati di là. Ecco, così. Questo, spero che tu l'attacchi nella tua casa. Come mio vicino ricordo. Al pianoforte andrà questo. Un po' troppo sarebbe. Al pianoforte, sono sì. Veramente commosso. E spero che ti piaccia. Senti, Tintori, sai che il tuo quadro... Io so solamente di più. Tintori, Tintori, io il tuo quadro ce l'ho proprio a fianco del mio letto, ed è una cosa bellissima. Quando mi sveglio la mattina, va là e vedo un paesaggio meraviglioso. Santino, cosa regali a Tintori? Beh, a questo punto non mi resta che dedicare il brano che andrò ad eseguire a pianoforte, lo dedicherò prima a Bruno Tintori. E poi, naturalmente, non basterebbe veramente un'esecuzione, casomai sarai lui il primo. Andrei a casa a fare degli assoli. Questo disco, ok. Ti farò una composizione nuova. E cosa ci fai ascoltare? Allora, ecco, io vorrei precisare una cosa. Visto che il pubblico è aumentato, mi hanno chiesto diverse volte perché non esegui uno di quei brani che suonavi con Patruno a Portobello. Noi abbiamo suonato per 4 anni a Portobello. Lì si trattava di fare delle musiche un po' jazzistiche, facili, diciamo, però sul blues, sul Dixieland. Allora questa sera io riproporrei un brano che si chiama St. Louis Blues, vecchissimo, che senz'altro piacerà a tutti. Dunque, St. Louis Blues, Sante Palumbo, al pianoforte. Grazie ancora a Bruno. Un disco del mio amico. D'accordo. Sarà il primo. Ecco, Lorella cede il posto al maestro Sante Palumbo. Grazie. Ecco, Lorella vicino a me, Sante Palumbo.
E dopo questo è il clou di Santino a generare richiesta. Pubblicità. E riprendiamo il nostro programma con gli sposini questa sera. Abbiamo due sposini giovani, io li vedo giovani, ed è la famiglia Tarabella. Vanna e Giorgio. Vanna e Giorgio Tarabella. Dunque, voi lo sapete, io vi devo fare delle 5 domande, speriamo che indovini lei e indovini lui, d'accordo? Speriamo. Quanti anni che siete sposati? Siete affiatati bene? Mica, insomma, affiatati dipende come. Come mica tanto, ha detto? Sì, diciamo di sì. Non ci troviamo mai con le idee. Ah, non, no. Siete un po'... Sì, ognuno. No, diciamo affiatati, ma con delle idee alle volte contrastanti, mi sembra normale, no? È logico, è logico, è logico. Figli ne avete? Figli? Tre. Sì, sì, tre. Tre figli? Tre figli, sì. Sposati, no, eh? No. La ringrazio dei complimenti. Scherzavo, volete scherzare. Avete dei figli? Avrete dei figli in pace voi? Sì. Si è ripreso molto bene, grazie. No, 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 l'avevo fatto pescare perché vedo che lei è giovanissima e lui è giovane. Dunque, io vi devo fare cinque domande. Intanto Sabrina, no. Mette il tappettino alle orecchie. Aspetta un attimino. 5 domande, 5 premi. Però se non indovinate nessuna delle domande c'è un premio di consolazione. Qual è, Patrizia, il premio, sì, di consolazione? Come premio di partecipazione vincono un soprammobile offerto dal mercato mobile Vico Pisano e un pranzo valevole per due persone allo Squalo Charlie, vicino a Bussola Domani, a Lido di Camaiore. Giorgio? Sentiamo se Giorgio sente o no. Chiamatelo un po' voi. Come va? Che faccio la foto? Ridere, non lo so. Prima domanda, sì. Lei guardi di là, facciamolo guardare di là. Tu fallo, ecco, fallo voltare di là, così non senti. Sentiamo, io parlo un po' ad agio perché non vorrei che sentisse Giorgio, Suo marito vince una lotteria e dà la possibilità di fare un viaggio di 15 giorni in sua compagnia, in giro per il mondo. Quale nazione sceglierebbe suo marito? La Francia, una di queste quattro, la Francia, il Brasile, la Spagna o l'Australia? Penso il Brasile. Il Brasile. Prima domanda, Brasile. Qual è l'ultimo libro che ha letto suo marito? In genere non legge mai libri perché sempre intenta studiare delle leggi per il suo lavoro. Allora non legge mai? Cioè difficilmente, legge, non ha tempo. Legge magari libri dei puffi magari, no? No, no, assolutamente. Nemmeno quelli. Dunque, non legge. Non legge perché non ha tempo. Suo marito, durante un viaggio all'estero, in una notte di follia, dice il regista qua, in preda ai fumi dell'alcol, la tradisce. Torna a casa, in preda ai rimorsi, cosa fa? Confessa tutto, pregandola di perdonarlo, o se ne sta zitto, aspettando che il rimorso gli passi? Cioè, confessa o sta zitto? Cosa fa? Cosa vuole che le dica? Non lo so, dipende dal momento. Io direi che sta zitto, penso. Ma non è successo mai finora, no? No. Sta zitto, le dici? Io direi di sì. Sta zitto. Quarta domanda. Mi sa dire, con un'approssimazione del 10%, quanti soldi ha in tasca suo marito in questo momento? Non gli conta mai i soldi, lei, no? Sì, spesso. Questa sera gliela ha contati? No, stasera non gliela ho contati, ma non lo so, penso sono 2 milioni, non lo 2 so. Milioni. Non saprei. 2 milioni? Ma non lo so perché dipende, perché fa un lavoro che alle volte ne ha tanti, alle volte ne ha pochi, quindi non saprei. Allora, 2 milioni, mettiamo 2 milioni. Sì, 2 milioni. Va bene. Ora, prima di conoscere lei, con chi è stato fidanzato suo marito? Ecco, mi dica, se non le ricorda tutte, mi dica almeno il nome dell'ultima. Non saprei, non me la ricordo. Il nome dell'ultima? No, no. Non ci confessiamo mai certe cose, viviamo nell'anonimato. Allora non si ricorda il nome, e così lui dovrà dire che non si ricorda. Allora scopriamo il nostro Sergio. Sergio, ha sentito tutto lei? Ha sentito? Giorgio. Giorgio. È un ronzio tremendo. Un ronzio tremendo, meno male. Allora, prima domanda.
lei vince una lotteria ed ha la possibilità di fare un viaggio in giro per il mondo. Sì. Quale nazione sceglierebbe? Sua moglie l'ha detto quale sceglierebbe. Caraibi. Francia, no, aspetti, Francia, Brasile, Spagna o Australia? Ma penso al Brasile perché mi è vicino a Caraibi. Brasile, domanda Brasile. Esatta. Mi siete già aggiudicati la litografia di Bruno Tintori. Ah. Qual è l'ultimo libro che lei ha letto? Ma di libri, cioè leggo, purtroppo faccio come lavoro commercialista, quindi leggo libri di studio, ecco, non libri. So, non leggi, non leggi letteratura, niente. Niente di letteratura. Ho capito. Solo leggi fiscali. Ora non ha letto libri, allora hai indovinato perché no, solo libri non ho letto. Sono stanco di leggere, ecco. E avete vinto anche una confezione di 6 bottiglie offerta dall'azienda agricola Le Torri, Barberino Valdelsa. Grazie. Stasera andate a casa, fino avete indovinato tutto, eh? Lei durante un viaggio all'estero, in una notte preso dalla follia e in preda anche dei fumi, si vede che avrà bevuto un po', tradisce la moglie, ha tradito sua moglie lei. No. No, no, si fa per dire, no? No, mi aveva già paura moglie, di... Aveva paura moglie, dico, no, non la tradisco. No, si fa per dire, si fa per dire. Va bene. Torna a casa e in preda ai rimorsi. Ma non ci posso venire. Cosa fa lei? Confessa tutto a sua moglie, dice, guarda, io ti ho tradito, così? O sta zitto e aspetta che la cosa... Ma non gli potrei dire niente perché non è che la tradisca, quindi... Non tradisce mai. No, sono fedelissimo. Che bugiardo che... Sono fedelissimo, no? Comunque... Sono fedelissimo proprio. E quello, il nostro serpentello al bambino, al bimbo, sì. Ecco, quanti soldi ha in tasca lei? Sua moglie me l'ha detto, un'approssimazione del... E quello è un po' un segreto, eh? Ha detto, come? Mi ha detto che le conta i soldi? Però stasera non la... No, ci arriva parecchio. Mi tengo l'amministrazione. Ci arriva parecchio. Allora, vediamo se arriva in fondo. Secondo lei quanti soldi ha in... secondo lei? Non lo so neanche io, guardi. Non lo sa? No, no. Vediamo. Allora? Vediamo. Vediamo. Ma soldi o assegni? Anche magari un assegno, un assegno circolare magari. Cifra, perché la cifra è abbastanza... No, e allora no. Mi mette in imbarazzo. Dico, ma tanto si può portare fino a 2-3 milioni in tasca, non lo so. No, lo può portare... se roba d'assegni sono parecchi di più, ecco. Lei deve dire una cifra. Dica una cifra, su. E di soldi non so, già avvicineremo 1,5 milioni, ma di, ecco, lei deve dire di, un di assegni sono... Lo so. 1,5 milioni, quale... No, 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 non ho ancora detto giusto. Quale dei due? Ci avrei da contarli perché non lo so. No, esageri un pochino. E allora due, è ovvio. Mi la vincina, vincina. E avete vinto anche una confezione di pasta di cecco, offerta da Sauro Evangelista, esclusivista per Pisa, Lucca e Massa. Ci divideremo il cibo a casa nostra. Va bene. Quarta domanda, quarta domanda esatta. Prima di conoscere sua moglie, lei ha avuto altre fidanzate. Sua moglie mi ha detto... mi ha dato una domanda, qual è l'ultima donna? Io dico, qual è il nome dell'ultima donna? Mi ha risposto... No, non lo sa, forse, non lo so. Non lo sa? Lo dovrebbe sapere, ma... Ha ragione, ha ragione, ha indovinato. Bene. Complimenti. Grazie. Grazie. Anche un trittico di 2 candelieri più l'orologio in fusione, offerto dalla GM Casa. Ecco, ringrazio tutti, io le faccio un regalino, le regalo il mio ultimo disco che me ne hanno dati due, uno me l'ha portato via Biancalana e uno lo regala a voi. Questo è uno a sua moglie, eh? Sì. Grazie. La fotografia la regalo a lei. E vorrei chiamare Sergio. Sono sempre stato suo amico. E anche Nizza, che sono due amici miei, uno di Canale 39 e Nizza, un caro amico. E fate la fotografia a questi due cari amici perché Canale 39 vi regala la fotografia, d'accordo? Proprio una bella fotografia. Grazie. Ok, grazie. Grazie Nizza e grazie Sergio. Io vi regalo una canzone. Grazie, quella è la più bella. Una canzone che è molto bella. Dato che voi siete ancora innamorati, perché vi vedo che siete... Sì, avete delle idee in contrasto, ma non è per amore, voi in amore siete sempre d'accordo. Mi pare di sì, è vero, perché vi vedo proprio tranquilli. Sì. Dunque, bisogna accontentarci, eh? Per questi due cari amici, per voi, una delle più belle canzoni
che io ho ascoltato e ho cantato nella mia vita, scritta da quel grande Modugno, Dio come ti amo. Bella. Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio, come ti amo, non è possibile. Tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessuno al mondo. Dio, come ti amo, mi vien da piangere. In tutta la mia vita non ho trovato mai bene così caro, un bene così vero. Chi può fermare il fiume che corre verso il mare? Le rondini nel cielo che vanno verso come ti amo. Il fiume che corre verso il mare.